tra le mani mi è capitato, per caso proprio, un libro titolato Ai sacerdoti, figli prediletti della Madonna. Veramente si tratta della 25ª edizione, almeno quella che ho trovato io, ma oggi forse ce ne saranno molte di più, edito dal Movimento Sacerdotale Mariano. È come se la Madonna parla ai sacerdoti, ai consacrati, suoi figli spirituali. Il Movimento Sacerdotale Mariano è un movimento che ha fondato un sacerdote, appunto, si chiama Don Stefano Gobbi. E questo sacerdote ha avuto questa ispirazione di fondare questo movimento a cui i sacerdoti che partecipano e aderiscono, si consacrano al cuore immacolato di Maria, ha avuto questa ispirazione in un suo pellegrinaggio a Fatima, Don Stefano Gobbi. E perché? Il perché è stato scelto lui? Lo scrive lui stesso. Attenzione, voglio subito precisare che non si tratta di visioni, di apparizioni e di messaggi che la Madonna direttamente ha dettato a Don Stefano, ma piuttosto sono delle meditazioni che Don Stefano, certamente meditazioni ispirate nella preghiera, e che Don Stefano ha prima ascoltato nel suo cuore, un cuore certamente mariano in tutto, e poi ha messo per iscritto. Quindi anche rispetto a quello che la Chiesa ci dice, quando diciamo leggeremo alcune frasi che troviamo nel testo, trattasi di meditazioni giuste, vere, attuali, meditazioni che in un certo senso si sono rivelate profetiche. Pensate che questa 25ª edizione è stata pubblicata nel 1986 e oggi certe cose che leggeremo sono adatte al nostro tempo. Voglio solo dire e leggere quello che Don Stefano Gobbi, nella sua meditazione e nei suoi colloqui interiori con la Madonna, scrive a proposito della sua scelta di fondare il Movimento Sacerdotale Mariano, che è un movimento che propone una proposta spirituale, un cammino spirituale che deve soprattutto fortificare il ministero dei presbiteri. Ho scelto te, scrive Don Stefano, perché sei lo strumento meno adatto, così nessuno dirà che è opera tua. Sembra dirgli la Madonna. Il Movimento Sacerdotale Mariano deve essere solo opera mia. Attraverso la tua debolezza io manifesterò la mia forza. Attraverso la tua nullità io manifesterò la mia potenza. Così scriveva il 16 luglio 1973. E allora il Movimento Sacerdotale Mariano non è tanto un'associazione, ma è, come lo ha definito Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, è uno spirito, è un qualcosa di impalpabile, ma pur forte e vivo, come sono i doni di Dio, e ha come scopo principale il vivere la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Allora, ecco, da oggi un po' di pensieri per i nostri sacerdoti, pensieri mariani. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!